Buongiorno. Non un mero costo da affrontare, ma una priorità. Alla luce dell'aumento delle minacce, è interessante approfondire come cambia la consapevolezza dell'importanza della cybersecurity nelle aziende italiane. Ne parliamo con Cesare D'Angelo, General Manager Italy and Mediterranean di Kaspersky Italia. Buongiorno Cesare. Buongiorno Nicoletta. Dunque Cesare, qual è il livello di consapevolezza delle aziende italiane riguardo alle minacce cyber? Ci sono miglioramenti rispetto a qualche anno fa? I dati che parlano degli investimenti delle aziende in cybersecurity ci direbbero di sì, nel senso che la cybersecurity è diventata una delle prime voci di investimento rispetto agli anni scorsi e questo significa che gli imprenditori, i manager hanno capito quanto è critico investire in quella direzione. Dall'altra parte c'è il tema umano, il tema delle risorse umane, che invece è ancora carente, nel senso che sappiamo che la maggior parte degli attacchi cyber vanno a segno a causa di errori umani e il 90% dei dipendenti che abbiamo intervistato in un recente studio si ritiene capace, competente più della realtà. Quindi la sintesi è bene gli investimenti, bene la priorità di investimento, c'è ancora tanto da fare in termini di formazione. Qualche consiglio pratico. Nel caso si verifichi un incidente, cosa bisogna fare? Prima di tutto bisogna rivolgersi a degli esperti e avere un piano di incident response preparato a priori. In quei momenti il panico e la paura sono le chiavi da dominare per poter riprendere a lavorare in maniera serena. Quindi suggeriamo a tutti i clienti e tutte le aziende di lavorare per un piano di incident response prima che l'incidente avvenga e se dovesse avvenire il consiglio è di rivolgersi a degli esperti che sappiano identificare e isolare l'attaccante all'interno dell'infrastruttura, rimuovere il malware o l'agente esterno che ha provocato l'attacco e solo dopo aver ripulito e igienizzato l'ambiente si può ripristinare l'infrastruttura e far ripartire i servizi, per evitare che un secondo attacco sia ancora più devastante e pesante rispetto al primo. Qual è la soluzione di Kaspersky al riguardo? Kaspersky propone servizi di incident response, quindi un team globale di analisti ed esperti capaci di supportare i clienti in questa fase di identificazione, isolamento e pulizia dell'infrastruttura informatica e propone i servizi di threat intelligence, grazie ai quali si può, prima che venga messo a segno un attacco, analizzare se ci sono dei gruppi cyber che stanno preparando proprio un attacco nei confronti di un'azienda cliente e la threat intelligence stessa può aiutare gli esperti dell'incident response nell'identificare quali sono stati gli attaccanti e come poter isolare, ripulire e far ripartire i servizi proprio grazie alla comparazione dell'attacco in essere con altri attacchi storicamente già analizzati. Quindi, per sintetizzare, noi siamo in grado di supportare i nostri clienti attraverso servizi di incident response e con i nostri servizi di threat intelligence. Grazie a Cesare D'Angelo. Per ulteriori approfondimenti sui temi della cybersecurity, vi invito a leggere cybersecurity360.it. Grazie a voi.